l'idea è nata nell'ottobre del 2012 da una persona, Michele Incollu, un sardo, che ha deciso a un certo punto di aprire un sito parodia di Lego.it, che è stata sensazionalista. Che a Roma non conoscono. E a Roma ovviamente è. E quindi niente, ha aperto questo sito e dato che Michele lavorava insieme a noi, siamo conosciuti sul web, in realtà la nostra relazione è fatta da 35 persone più o meno che si sono tutte incontrate sul web, in particolare grazie a un sito che era la palestra di Daniele Stassi. Eravamo già tutti in contatto e abbiamo deciso di partecipare a questo progetto di Lercio, che dall'inizio ha avuto comunque l'idea di scrivere delle fictional news, delle notizie finte però satiriche, e niente, è partito quindi il progetto alla fine del 2012 e adesso siamo ancora in piedi. Sono una quindicina di selezionatori che danno pareri sulle battute da uscire, che dovranno uscire giornalmente. E niente, siamo molto attenti, soprattutto sugli articoli, facciamo un gran lavoro sia a livello di eventuali refusi, errori ortografici, sì, a livello proprio di sostanza, insomma, se la notizia non è, se difficilmente facciamo una notizia, tra virgolette, buona, un articolo lungo su una notizia buona. Ecco, ci aggiungono altri versi. Che il nostro obiettivo non è la nostra notizia che siano creduti vere, ma è far ridere. Quindi quando succede, l'unica cosa che ci può rendere felici è se a seguito di queste condivisioni sbagliate, diciamo, una notizia diventa virale, perché comunque sia è il modo per farci conoscere di più da più persone. Però è un po' un effetto collaterale dall'eventuale viralità della cosa, però in realtà nel complesso ci intristisce quando diventa virale perché viene creduta vera. È una conseguenza. È una conseguenza, quindi diciamo accettiamo che possa succedere, ma non è quello. Non facciamo niente perché ci auguriamo di andarlo a cercare. E c'è un sito in anteprima, ma il 13 ufficialmente in libreria. E si può anche aprire, questa è la questione che diamo. Nel formato apri e chiudi. Il formato apri e chiudi verrà realizzato in diverse altezze per pareggiare tutti i tavoli. Avevamo del materiale già buono sul sito, poi avevamo anche altre idee da mettere. Una delle pagine avevamo, ci volevamo usare. Sì, poi avevo tante idee sugli inediti da fare, c'è una sezione inedita molto carina che riguarda la morte di Berlusconi, poi non spoileriamo nulla, però consigliamo di leggerla. E quindi poi il libro dà sempre qualcosa di più, poi il fascino della carta, infatti le carte. Nei mesi di preparazione. Perché Berlusconi non muore mai. Esatto, nei mesi di preparazione del libro tipavamo sul Dione perché se per caso questo moriva, esatto, ci rovinava tutto. Abbiamo, sono due mesi che preghiamo per la vita di Silvio, ora ho passato il 13. Passato il 13. Partì dal 13 aprile, saremo contenti. Tu non hai nemmeno il puntino della O, ma stai zitto. Questa, tra l'altro, non è il puntino, questa è una maglia, è un prototipo di diversi anni fa. Questo fatta, significa la vera maglia. Fatta invece. La prima ciambella non esce con così, compagno. Infatti per questo insomma, altrimenti l'avrei ostentata, questa è una cosa pezzotta fatta a Napoli tra l'altro. È quella con la cinta finta. Vedi? Cioè, con la cinta finta, la maglia con la cinta. C'ha pure un mattone dietro. Esatto. RTR, Roma 3 Radio.